Oggi terminiamo gli esercizi, in particolare ci manca qualche esercizio sulla concorrenza monopolistica. Il primo che facciamo è quella pagina 6, numero 2. Allora, sia P uguale 16 meno Y, la rupa di domanda relativa all'impresa che opera in un mercato di concorrenza monopolistica, e C uguale 16 più y al quadrato, la funzione di costo totale dell'impresa, y è quantità e p è prezzo. Si determina, prima domanda, quantità prodotta che massimizza il profitto, concorrenza monopolistica, nel breve periodo. Qualche volta questa domanda l'ha trovata anche come determinare l'equilibrio di breve periodo del mercato, è la stessa cosa. Breve periodo, come al solito, massimizzazione del profitto, ricavo marginale uguale costo marginale. Ricordo per l'ennesima volta, attenzione, è sempre ricavo marginale uguale costo marginale, salvo nel caso di concorrenza perfetta, che è l'unico che fa eccezione, dove questa relazione si particolarizza in prezzo uguale costo marginale. Quindi, come al solito, P settrice, ricavo marginale uguale 16 meno 2y, costo marginale che è 2y, e quindi eguaglianza 2y uguale 16 meno 2y, da cui y uguale a 4 e il prezzo uguale a 12. Seconda domanda, appunto, già risposto, il prezzo del bene, l'abbiamo già ricavato, e il livello dei profitti, pi greco, uguale pi per y, 12 per 4, meno i costi, meno 16, meno 4 per 4, 16, 48 meno 32, uguale 16, d'accordo? Poi, determinare l'equilibrio di lungo periodo del mercato, prezzo, quantità prodotta, livello dei profitti e nuova curva di domanda per l'impresa, nell'ipotesi che l'entrata di nuove imprese sposti la curva di domanda e nel contempo ne modifichi l'inclinazione fissando un valore pari a meno 7 noni. Bene, nel lungo periodo invece la curva di domanda si sposta per effetto dell'entrata di nuove imprese, sposta in questa direzione e in questa direzione, e per determinare l'equilibrio di lungo periodo dobbiamo introdurre la curva di costo medio. In questo caso AC è uguale a 16 diviso Y più Y. Adesso la disegno più o meno a caso. AC nel lungo periodo all'equilibrio sarà la tangenza tra queste due curve, queste due rette sono convergenti, quindi questa volta non è un errore di disegno perché abbiamo detto che la retta si sposta in questa direzione e ruota in questa direzione. All'equilibrio di lungo periodo dobbiamo trovarci con la tangenza tra la nuova curva di domanda e la curva del costo medio. Scriviamo la nuova curva di domanda, P uguale a meno di Y. Attenzione ai segni, avendo chiamato P uguale A meno BY e B uguale 7 noni, o se preferite potete chiamarla così, così non ci confondiamo, P uguale ad A più BY, e allora ci ritroviamo con meno 7 noni uguale a B, dato del problema, quindi attenzione, una volta fatta la vostra posizione a non confondersi con i dati del problema. Quindi P uguale A più BY sono quattro incognite, dobbiamo trovare altre tre equazioni, proviamole. La prima equazione è questa, evidentemente il dato del problema, quindi P uguale meno 7 noni, e poi dobbiamo imporre la tangenza. Il che significa imporre che le due curve si intersecano in questo punto e che abbiano la stessa inclinazione, quindi prima l'intersezione, e quindi P uguale a C, e poi
l'inclinazione, e quindi dp su dy, che è uguale a b, uguale dac su dy. Sviluppiamo il sistema, p uguale ad ac, cioè uguale, abbiamo scritto lì, a 16y più y, e b uguale dac su dy, cioè uguale a meno 16 diviso y al quadrato più 1. Da questa relazione possiamo ricavare immediatamente y. Quindi meno 7 noni più 1 va dall'altra parte, diventa meno 16 noni, da cui evidentemente y uguale a 3. No? Trovate meno 16 noni e b. Viene y al quadrato uguale a 9, y uguale a 3. Da questa relazione possiamo ricavare il prezzo, e quindi il prezzo p uguale a 16 terzi più 3 uguale 25 terzi. E poi ci rimane da ricavare A, lo ricaviamo da sopra, A uguale al prezzo, cioè a 25 terzi, meno B, quindi più 7 noni, per Y per 3. E questo fa 32 terzi. Quindi abbiamo che il prezzo P è uguale a 25 terzi. La quantità y di equilibrio di lungo periodo abbiamo detto essere uguale a 3, la curva di domanda è p uguale 32 terzi meno 7 noni y, ci rimane da calcolare il profitto, che già sappiamo deve essere uguale a 0 perché ci troviamo sulla curva di costo medio. Facciamo la solita verifica per vedere che non abbiamo fatto errore di calcolo, null'altro. Y uguale p per y, e quindi 25 terzi per 3 meno i costi, quindi meno 16 meno 9 uguale evidentemente a 0, e quindi ci ritroviamo. Ok? Domande? Allora, andiamo avanti, l'esercizio a pagina 14, numero 2. Un'azienda opera in regime di monopolio, funzione di costi C uguale 500 più 4Q più 2Q4, su curva di domanda Q uguale 100 meno P, determinare la quantità prodotta dall'impresa che massimizza il profitto, il prezzo e il profitto dell'impresa, ricavo marginale uguale costo marginale, monopolio. Questa riflettiamo, quindi viene 100 meno 2Q uguale 4 più 4Q. Da cui viene fuori che Q uguale 96 sesti, e quindi uguale 1 16 16. Il prezzo P uguale 84, il profitto P greco è uguale 16 per 84, facciamo il conto per cortesia, meno 500 meno 4 per 16 meno 2 per 256. 268. 268. Determinare la perdita netta di monopolio. Grafico.
100 meno B P uguale 100 meno Q, telefonini per cortesia, bisettrice, ricavo marginale uguale 100 meno 2Q, costo marginale abbiamo detto essere 4Q uguale costo marginale, abbiamo ricavato la quantità di monopolio uguale a 16 e abbiamo ricavato il costo di monopolio e il prezzo di monopolio uguale a 84. Perdita netta di monopolio è questo triangolo, quindi dobbiamo calcolarci questa coordinata che non ha alcun significato economico. Ce la ricaviamo da qui, per esempio, quindi 16 per 4 64 e 4 68, e poi ci dobbiamo ricavare invece QC, che invece ci serve ed ha significato economico, lo ricaviamo come QC prezzo uguale costo marginale, cioè 100 meno Q uguale 4 più 4 Q, che significa Q uguale 96 quinti è uguale a, dunque, 96 e 96 decimi diviso 2 è 19,2, d'accordo? E quindi questo è 19,2. Dopodiché, area del triangolo, perdita netta di monopolio. Uguale base 19,2 meno 16 per altezza 84 meno 68 diviso 2. Questo fa 16 per 16 256, ci devo levare uno 0, 25,6, no? Quanto è? Sì. D'accordo? Allora, si supponga ora che il mercato venga aperto all'entrata di nuove imprese, diventando un mercato di concorrenza monopolistica, e che nel lungo periodo l'entrata di nuove imprese modifichi la curva di domanda. Supponendo che all'equilibrio di lungo periodo il prezzo sia P uguale 68, determinare quantità prodotta dall'impresa, profitto e nuova curva di domanda all'equilibrio di lungo periodo. Come prima, è inutile che il segno già l'abbiamo disegnato, dobbiamo imporre la tangenza nel lungo periodo tra curva di costo medio e curva di domanda, quindi chiamiamo la curva di domanda P uguale ad A più DY, no, questo che era Q, A più DQ, sistema di quattro equazioni in quattro incognite, eliminiamo la perdita netta di monopolio e scriviamo P uguale a più DQ, seconda equazione, il dato del problema, P uguale 68, terza equazione, prezzo uguale costo medio, P uguale a C. Scriviamo il costo medio, 500 diviso Q più 4 più 2Q. E poi tangenza, quindi coefficiente angolare della retta B uguale DAC su DQ, e quindi meno 500 Q quadro più 2. Dunque, qui che dobbiamo fare? Beh, dobbiamo risolvere le equazioni di secondo grado, non c'è altro modo? No. Quindi partiamo da questa, P uguale 68, entriamo qui e quindi scriviamo 68 uguale 500 diviso Q più 4 più 2 che diventa, dunque dividiamo tutto per 2, questo è 2, questo è 250, questo è 34, dopodiché diventa Q al quadrato, poi qui c'è
meno 32q più 250 uguale a 0, da cui diventa q uguale meno b 32 più o meno b2 32 al quadrato meno 4ac 1000 diviso 2a diviso 2. Forse vengono entrambe positive, anzi sicuramente. Quante sono le due radici? Una è 18,5, l'altra 13,55. Ecco, questo è interessante, vengono due radici, cerchiamo di capire perché vengono due radici positive e quali sono ammissibili. Cosa abbiamo detto? Partiamo da una certa curva di domanda, una certa curva di costo medio AC, e abbiamo detto che l'equilibrio di lungo periodo, la curva si sposta in questa direzione in ruota e quindi la tangenza viene stabilita qui, no? In questo caso però, vedete, vengono due soluzioni positive, quindi sembrerebbe che siamo nelle condizioni di non sapere quale soluzione scegliere. Perché vengono due soluzioni positive? Guardiamo come è fatto il disegno. Noi abbiamo semplicemente imposto che deve esserci la tangenza. In realtà, seguendo questo movimento e questo movimento, abbiamo due possibili tangenze, questa, ma un'altra possibile tangenza è questa. La vedete? Se la retta continua ad abbassarsi e a ruotare in questa direzione, troverà un altro punto di tangenza in questa posizione qua. E dato che queste sono le uniche condizioni che abbiamo chiesto al sistema, il sistema ci sta correttamente rispondendo con entrambe le due soluzioni. In realtà, per essere precisi, avremmo dovuto dire che la curva di domanda deve essere comunque negativamente inclinata, e quindi per essere precisi avremmo dovuto dire che deve essere comunque b minore di 0. Se avessimo detto b minore di 0 avremmo trovato solo questa soluzione, o meglio, se noi andiamo avanti con entrambe le soluzioni ci accorgeremo, vedete, in maniera congruente al disegno, che per 13,55, cioè la soluzione più a sinistra, viene fuori un b minore di 0, mentre invece per 18 verrà fuori un b maggiore di 0. Quindi la seconda soluzione, 18,5, quella più a destra, è la soluzione da escludere, mentre la soluzione da considerare come buona è q uguale 13,55. Ovviamente, anche se non vi fosse venuto in mente, ve ne sareste accorti dopo, perché avreste provato entrambe le soluzioni e vi sareste accorti che ponendo q uguale 18,5 sarebbe venuto fuori un b maggiore di 0, cioè una curva di domanda inclinata positivamente, il che è assurdo. D'accordo? Quindi poniamo q uguale 13,55, quindi abbiamo, e continuiamo a risolvere il sistema. Da qui ci ricaviamo b, b è uguale a 2 meno 500 diviso 13,55 al quadrato. Quanto fa? Meno 0,72. Ecco, lo vedete, la soluzione negativa, meno 0,72. E ci rimane da ricavarci a, lo ricaviamo da qui sopra, a uguale AP 68 meno B, quindi più 0,72 per Q per 13,55, che viene fuori 77,76, da cui la soluzione è, allora, Q uguale 13,55, il prezzo P abbiamo detto essere uguale a 68, è un dato del problema, la curva di domanda è P uguale 77,76 meno
0,72 per Q e ci rimane la solita verifica sul profitto che deve essere uguale a 0. Y uguale. Dunque, dobbiamo metterci P per Q, quindi 77,76 per 68, poi meno 500, vado a capo, meno 4 per, non ho sbagliato, chiedo scusa, e 68 per 13,55, pardon, 68 per 13,55, meno 500, meno 4 per 13,55, meno 2 per 13,55 al quadrato, uguale. Meno 5 per 10 alla meno 3. E quindi 0. Meno 5 per 10 alla meno 3 vuol dire che stiamo facendo un errore sulla quarta cifra decimale, quindi rispetto alle grandezze in gioco, significa che è 0. D'accordo? Domande? No, attenzione, ne approfittiamo per dire che qui il profitto deve essere 0, non mi venga in mente di segnare meno 10 alla meno 3 per quello che sia, d'accordo? È solo una verifica che noi facciamo. La teoria ci dice che il profitto è uguale a 0. Poiché noi abbiamo fatto delle approssimazioni sulla quarta cifra significativa, ci aspettiamo che l'errore sia sulla quarta o sulla terza cifra significativa. D'accordo? Domande? Allora andiamo avanti e risolviamo l'esercizio a pagina 42 numero 1. Aspettate, se abbiamo un po' di tempo per vedere se abbiamo finito gli esercizi sulla controversia. Va bene, direi che va bene così sulla concorrenza monopolistica, tanto è utile farne altri, guardate con attenzione, c'è poco da fare. La condizione è l'unica, la tangenza, l'unica cosa che può variare è il dato del problema, quindi può essere assegnato il prezzo, può essere assegnato la quantità, può essere assegnato il termine noto A, può essere assegnato l'inclinazione, una dei quattro dati, altre possibilità non ci sono, e poi il testo dell'esercizio sarà sempre lo stesso. Allora, andiamo avanti e risolviamoci un po' di esercizi sull'equilibrio. Il primo che facciamo è questo, l'esercizio a pagina 42 numero 1. Domande di offerta di un mercato di ciliegie sono date rispettivamente da domanda QD uguale 30 meno 4P, offerta Q supply uguale 10 più P, quindi è il prezzo e Q la quantità. Allora, calcolare le formule dell'elasticità della domanda e delle offerte rispetto al prezzo e il rispettivo valore nel punto di equilibrio. Torniamo un po' indietro. Abbiamo avuto il tempo di fare gli esercizi sull'equilibrio e facciamo adesso qualcuno. Allora, elasticità della domanda rispetto al prezzo è il valore nel punto di equilibrio. Calcoliamo prima il punto di equilibrio, tanto lo dobbiamo fare. Q domanda uguale Q offerta, quindi 30 meno 4P uguale 10 più P, da cui viene fuori P uguale a 20 diviso 5, cioè uguale a 4,
e la quantità Q di equilibrio sarà uguale a 14. Adesso calcoliamo l'elasticità. L'elasticità della domanda è epsilon uguale a meno del Qd su dt per dt, quindi uguale a meno meno 4 per il prezzo 4 diviso la quantità 14, e quindi uguale a 16 quattordicesimi, d'accordo? Cioè uguale a 8 settimi. L'elasticità dell'offerta è epsilon s uguale senza segno meno del qs su dt di qs, e quindi uguale a 1 per il prezzo 4 diviso 14, quindi uguale a 2 settimi. Poi, cosa succede se il governo fissa un prezzo minimo pari rispettivamente a 3 euro, 4 euro e 5 euro? Facciamo il disegno, qua è necessario farlo con un minimo di attenzione. Qua ci mettiamo la quantità Q, dobbiamo metterci la domanda 30-4b. Uguale Qd, e poi dobbiamo metterci dobbiamo invertirla, attenzione, vedete, stavo io sbagliando, quindi attenzione, dobbiamo invertire la curva per fare il disegno, e quindi Q uguale a 30 quarti meno Qd quarti, d'accordo? Quindi uguale 30 quarti e 7,5 meno Qd quarti. E qui invece abbiamo P uguale a QS meno 10. Quindi 7,5 è qui, troppo su questo che mi ci vuole, meno 10, diciamo qui, 7,5, quindi 7,5 meno Q quarti, uguale al prezzo, e poi lì abbiamo QS meno 10, quindi dobbiamo andare a meno 10. Questo passa per 10, questo sarà il punto 10, e questo qua sarà P uguale QS meno 10, d'accordo? Il punto di intersezione che noi abbiamo disegnato è trovato prima, adesso lo disegniamo, 14, 4. Ok? Adesso l'esercizio ci chiede che cosa succede se il governo fissa un prezzo minimo rispettivamente pari a 3, a 4 e a 5 euro, cioè se il governo regolamenta il mercato e decide che le imprese non possono fissare un prezzo al di sotto dei valori dati. Iniziamo dalla prima condizione. Prezzo minimo pari a 3. Che succede secondo voi se il governo fissa un prezzo minimo pari a 3? Quale sarà l'equilibrio? Banale. La risposta è: se il governo fissa un prezzo minimo pari a 3, l'equilibrio sarà. Forza ragazzi, su. Si può stabilire l'equilibrio che si è stabilito naturalmente? Un prezzo pari a 4? Sì. 4 è al di sopra del prezzo minimo fissato dal governo, quindi se il governo fissa un prezzo minimo pari a 3 non cambia nulla, si stabilirà l'equilibrio con un prezzo pari a 4, perché 4 è maggiore di 3. Quindi la risposta alla prima domanda è: si stabilisce l'equilibrio che abbiamo appena determinato, 4 14. Che succede se un governo fissa il prezzo minimo pari a 4? Stessa cosa, se il governo fissa il prezzo minimo pari a 4 si stabilirà l'equilibrio pari a 4, prezzo pari a 4, quantità pari a 14. Quindi l'unica cosa rilevante è andare a vedere che succede se il governo stabilisce un prezzo minimo pari a 5, d'accordo? Che cosa succede per un prezzo pari a 5? Succede che la domanda delle imprese è uguale a 7,5 meno, la ricaviamo da lì, la domanda delle imprese è pari a 5 per 4, 20,
30 meno 20 a 10, quindi insomma qui il segno non è venuto ovviamente in scala, ma diciamo qui questo punto qua, vedete, mentre invece l'offerta delle imprese per quel prezzo è uguale a 15. Cioè per quel prezzo le imprese vogliono offrire 15 e i consumatori invece domandano 10. Quindi che equilibrio si stabilirà? Esercizi, poi ne faremo alcuni, però insomma dovete, si capisce se è chiaro il concetto di equilibrio, no? Cioè cosa fa? Prezzo minimo pari a 5 significa che le imprese non possono fissare un prezzo al di sotto di 5 e quindi le imprese fisseranno quel prezzo pari a 5, d'accordo? Dopodiché chi comanda dai consumatori e le imprese? Comandano i consumatori, comanda la domanda. Le imprese producono anche 15, ma i consumatori consumano 10. Quindi per quel prezzo, prezzo pari a 5, ci sarà una situazione in cui la quantità sarà pari alla quantità domandata uguale a 10. E quindi ci sarà un delta di quantità, delta Q, che è uguale a 15 meno 10, cioè pari a 5, che risulterà invenduta. D'accordo? Questo è il caso in cui regolamentazione di molti prodotti agricoli, alcune volte è capitato, per mantenere un prezzo al di sopra del prezzo minimo significa che la quantità invenduta deve andare distrutta, va al macero. D'accordo? Perché altrimenti non è sostenibile quel prezzo. Adesso si dice, se invece di fissare un prezzo minimo il governo optasse per l'acquisto di ciliegie, quante dovrebbe comprarne per sostenere un prezzo di 5 euro al chilo? La risposta è già stata data, il governo dovrebbe comprare questo delta Q pari a 5, cioè il governo dovrebbe comprare questa quantità pari a 5. Quindi se il governo opta per comprare la quantità pari a 5 invece di distruggerla, si ottiene lo stesso effetto, cioè di sostenere il prezzo minimo pari a 5. D'accordo? Domande? Ok, andiamo avanti e risolviamo l'esercizio a pagina 46, numero 1. Delle assicurazioni per infortuni è perfettamente competitivo. La domanda di polizza assicurativa è QD uguale 360 meno 2P diviso 25. Un numero di famiglie più il prezzo della polizza. L'offerta di polizza è data da QS uguale P diviso 10. Calcolare premi e numero di famiglie che sottoscrivono una polizza assicurativa ogni anno e il surplus complessivo consumatori più produttori che ne deriva. Equilibrio 360 meno 2P diviso 25 uguale P diviso 10. Dunque dobbiamo fare 50, quindi questo è 360 per 50 meno 4P uguale 5P. E quindi P
è uguale 360 per 50 diviso 9. 4, 4 per 5, 20, 2000. D'accordo? Quindi B uguale 2000 e la quantità Q è uguale 2000 diviso 10 uguale 200. Per il surplus dobbiamo invertire le curve e fare il disegno, quindi P uguale QS diviso 10 e dall'altra parte invece viene dunque P, cioè 360 per 25 diviso 2 meno QD per 25 diviso 2 uguale a P. Qua viene 18, 18 per 25 fa 180, per 60 4,50, sullo 0 dovrebbe fare 4.500, quindi tutto questo dovrebbe venire 4.500. D'accordo? Quindi facciamo il disegno. Qui abbiamo 4.500 meno QD 25 mezzi, e questo è uguale a P, e dall'altra parte abbiamo QS 10 uguale a P. Abbiamo determinato la quantità di equilibrio pari a 200, il prezzo di equilibrio pari a 2000. Surplus dei consumatori è l'area del triangolo superiore, SC. Surplus dei produttori è l'area del triangolo inferiore, SP. D'accordo? Quindi è poco male la stessa cosa, quantità in migliaia, quindi andava rapportato tutti in migliaia, è uguale. L'esercizio diceva la quantità è in migliaia, quindi in realtà volendo potremmo mettere qui uguale a 200.000, perché l'esercizio ci diceva rappresenta il numero di famiglie in migliaia, ecco perché avevo come risultato 200.000. comunque possiamo levare i tre zeri, non cambia nulla alla fine. Allora, surplus, viene fuori surplus dei consumatori uguale 4.500 meno 2.000 per 200 meno 2.000 per 200 diviso 2, e quindi uguale a 2.500 e poi sono i due zeri, 250.000. surplus dei produttori invece uguale 2.000 per 200 diviso 2, quindi uguale a 2, e poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 zeri, 200.000. Ora, supponete che il governo inasprisca i vincoli per le assicurazioni al fine di ridurne i comportamenti opportunistici. Si stima che i nuovi vincoli indurranno costi marginali aggiuntivi di 360 euro. Calcolate l'impatto sul surplus complessivo della politica governativa assumendo che non vari la domanda. Che significa aumentano i costi marginali? Ricordiamoci che stiamo in concorrenza e ricordiamoci che in concorrenza vale prezzo uguale costi marginali in equilibrio. Nella massimizzazione del profitto, questa è la condizione di massimizzazione del profitto in concorrenza. Se i costi marginali salgono di 360, il prezzo pari pari per ogni quantità salirà di 360, cioè la curva di offerta si muoverà parallelamente a se stessa salendo
di 360, d'accordo? E quindi la nuova curva di offerta sarà uguale a però mi accorgo di aver fatto un errore qua, chiedo scusa, nessuno se ne è accorto, però questo era P uguale QS per 10, cambia poco, però adesso diventa rilevante, quindi questa era P uguale QS per 10, non cambiava niente perché noi l'equilibrio l'avevamo determinato in questo modo, però ecco che qui diventa rilevante perché la nuova curva di offerta si sposta verso l'alto di 360. E quindi diventa P uguale 360 più 10 QS, quindi sale 10 QS più 360 uguale a P, 360, d'accordo? Quindi, cosa ci chiede l'esercizio con esattezza? Calcolare l'impatto sul surplusso complessivo della politica governativa. Dobbiamo calcolare il nuovo punto di equilibrio, questo, e i nuovi surplus. Ricalcoliamo il punto di equilibrio, la domanda non varia, quindi possiamo scrivere cose più semplici, è più semplice eguagliare direttamente i prezzi. E quindi scrivere 360 più 10 QS uguale questa roba qui che era 4500 meno QD per 25 mezzi, d'accordo? Da cui 720 più 20 Q uguale 9000 meno 25Q, da cui viene fuori che Q è uguale a 9000 meno 720, quindi 8280 se non sbaglio, diviso 45. Quindi uguale a 184, e il prezzo P lo leggiamo dalla curva di domanda, quindi uguale a 300, la curva di offerta, tanto uguale 360 più 1840, quindi 9,2002, d'accordo? Calcoliamo il surplus. Vediamo un po' di curve, se no facciamo confusione. Ecco qua. Abbiamo calcolato questo nuovo punto di equilibrio. Questo punto qui abbiamo detto essere 184 e questo qui, questo non ci serve più, 2002. Da cui area dei triangoli, qui il surplus complessivo era 450.000, ce lo ricordiamo, ce lo scriviamo qui perché ci chiederà di confrontarci. Sul plus nel caso 1 totale era 450.000. Adesso invece il nuovo sul plus diventa sempre area di triangoli, quindi primo triangolo questo, il sul plus dei consumatori, e secondo triangolo questo, il sul plus dei produttori, S consumatori, S produttori. Sul plus dei consumatori, SC è uguale 4,5 meno 2,2 per 184 diviso 2, quanto fa? Quindi 2003 diviso per 92. 211.600. Sul plus dei produttori, SP invece
è uguale 2200 meno 360 per 184 diviso 2. Quindi 169.280. Sul flusso complessivo, in questo caso 2, è uguale alla somma, cioè è uguale a 169.280 più 211.600. D'accordo? E poi l'esercizio ci chiede i fautori della politica governativa sostengono che il governo dovrebbe impedire le assicurazioni di alzare il premio, ipotizzando quindi un PMAX calcolato, un PMAX come quello calcolato in A. Quale sarebbe il nuovo livello di surplus complessivo? Quindi adesso cosa ci chiede? Parallelamente a questo innalzamento dei costi, questo inasprimento, il governo fissa anche un PMAX come quello in A, quindi 2000. D'accordo? Che succede per questo PMAX pari a 2000? Un po' quello che avevamo visto prima. Per una quantità pari a 2000, la domanda delle imprese era 200, l'avevamo già calcolata. L'offerta delle imprese invece era, da invertire questa curva, quindi QS uguale a 2000 diviso 10 meno 360 diviso 10, quindi è 200 meno 36, quindi 160. D'accordo? Quindi questo punto è il punto 164. Quindi in questo caso stiamo in una condizione in cui le imprese fissano il prezzo massimo, perché non possono superare il prezzo massimo, e soddisfano solo una parte della domanda. D'accordo? Una parte invece della domanda rimarrà insoddisfatta. Quindi le imprese fissano questo prezzo e viene acquistata questa quantità pari a 164. Determiniamo il surplus complessivo. Dobbiamo salire qui. Quindi in questo caso cosa abbiamo? Che il surplus dei produttori è dato dall'area di questo triangolo, surplus produttori. Il surplus dei consumatori invece è dato dall'area, lo vedete, di questo trapezio. D'accordo? Bene, facciamo i conti e vediamo che... Dunque, che cosa ci serve per calcolare l'area del trapezio? Ci serve questo punto qui, che anche qui non ha significato, quindi mettiamo 164 qui dentro, 4500 meno 164 per 25 diviso 2. 2450. Quindi sul plus dei produttori, l'area del triangolo è uguale a 2000
meno 360 per 164 diviso 2, uguale. Sul plus dei consumatori, l'area del trapezio, base maggiore, 4.500 meno 2.000 fa 2.500, più base minore, 2.450 meno 2.000 fa 4.50, per l'altezza, 164 diviso 2. 241.900. La somma è, tra questi due, caso S3. Trecentottanta. In realtà abbiamo segnato la somma, ma ci servivano il surplusso dei consumatori, non ci avevo fatto caso, perché ci chiede quale delle tre situazioni precedenti è più conveniente per i consumatori. Qui dobbiamo andare a vedere solo il surplusso dei consumatori, che nell'ultimo caso era 241.900, nel caso precedente era 211.600, mentre nel primo caso era 250.000. E quindi la risposta è: la situazione migliore per i consumatori è il caso 1, d'accordo? In cui il surplus è 250.000. Domande? Va bene, fermiamoci per la pausa.